Questa è la seconda seduta che faccio e ho sentito, sto incominciando sentendo veramente i benefici. Non pensavo, però mi devo ricredere. Ciao amici di Molise Web TV, oggi voglio parlarvi di un'esperienza che non avrei mai pensato di poter vivere in vacanza all'Euro 92 qui a Vieste. Allora, ciao, sono Roberto, sono sul lettino della Nadia perché avevo un male tremendo all'anca. Dopo tre volte che la Nadia mi ha massaggiato, effettivamente sto meglio. Voglio parlarvi di quella che è una medicina alternativa che credo molti come me non conoscono. Parlo del massaggio Reiki, una pratica che risale alla notte dei tempi e sviluppata in Giappone nell'Ottocento da Mikao Usui. Possiamo dire che il massaggio Reiki si può considerare una pratica spirituale utilizzata come forma di trattamento terapeutico alternativo per curare qualsiasi disturbo, associato eventualmente anche ad altri trattamenti di medicina sia alternativa che di medicina moderna. Io vengo da due seminari di Reiki. Il Reiki non è che uno si sveglia la mattina, ha il flusso nelle mani, no. Il Reiki è una cosa di chakra. Noi abbiamo i sette chakra e questi producono Reiki, ogni chakra. E abbiamo dei canali, ogni persona ha il Reiki dentro, però avendo i canali chiusi automaticamente l'energia non può uscire dalle mani. Attualmente questa cura non è accettata o riconosciuta dalla medicina moderna, ha tuttavia ad oggi diversi sostenitori. Secondo questa filosofia, la comparsa di dolori e disturbi deriverebbero dall'alterazione del flusso di energia e ricondotti a squilibri dell'energia vitale. Pertanto, il praticante si propone come mezzo attraverso il quale si viene a ricreare l'equilibrio, sottraendo energia negativa che provoca il dolore. Normalmente la seduta è preferibile seguirla in luoghi adeguati che conciliano con il relax e la tranquillità, ma laddove la forza estrattiva del dolore da parte del ricevente è di un certo livello, la seduta si può praticare anche all'aperto e in presenza di altre persone. Ecco qui, stiamo parlando di Nadia, che in spiaggia a Vieste si è messa a disposizione di tanti amici per arrecare al loro benessere senza nulla pretendere, perché una delle basi di questa filosofia appunto è donare serenità senza chiedere nulla indietro, regalare uno stato di benessere fisico che spesso, molto spesso, cerchiamo con tenace scarsi risultati. Energia tramite universo, io mi collego direttamente con l'universo, chiedo aiuto all'universo e sono collegata, vuol dire che sono come una presa di corrente
24 ore su 24, non è come un prana terapeuta che ha, può usare il prano temporaneo, vuol dire che si può scaricare e non ha più energia. Io no, io posso stare anche 24 ore con le mani in una persona che per 24 ore gli do la mia energia. Sperando di avervi parlato di qualcosa di interessante, un cordiale saluto al vostro Angelo.